Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Il ditino inquisitore, eccolo qua, questo qua è il ditino inquisitore, quello che molti amici del canale temono, temono la reprimenda contro i propri orologi, perché loro li curano, li amano, li coccolano e poi arrivo io, bovolone, volone, che fa la reprimenda del caso e magari glieli cazzia. Ma io scherzo, è tutto un gioco, ragazzi. Ognuno è libero di collezionare gli orologi che preferisce, no? Poi chiaramente se me li mandate a me in visione, io qualcosina vi devo dire se non la penso come voi, no? Altrimenti ve li tenete per voi e io non vi dico niente. Anzi, se ci vediamo per la strada, bello, bello, complimenti, grazie, arrivederci. Però se me li mandi qua perché io li giudichi in base al mio gusto personale, ecco fatto che il mio gusto personale mi impone di essere anche sincero, schietto e cinico. Detto questo, vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo Longines Spirit, 40 mm di diametro cassa, quadrante blu, calibro L888, certificato COSC. Un orologio che fa della luminescenza la propria bandiera vincente, proprio veramente. La sbandiera la luminescenza come se non ci fosse un domani, sto orologio. Bello, sportivo, 100 metri, robusto. Anche sto qua quando lo carichi, lo sviti, lo riavviti. È una roba incredibile, proprio perfetto come orologio. Bene così, siamo contenti che ci piace il mio orologio. Primo video. Buonasera Davide, Ciao, buongiorno. buongiorno, Intanto per decidi. cominciare ti volevo ringraziare per lo spazio che mi vorrai dedicare Ma e che certo. de ci dedichi appunto per la presentazione delle nostre collezioni, piccole o grandi che È siano. uguale. Partiamo subito con la mia e Quale? con questo Genevrier Calendar, trovato veramente per due spicci a un banchetto dell'usato, restaurato per quanto possibile anche grazie ad alcuni amici. Un orologio a Cromato. carica manuale che monta degli anni 60, ho visto calibro 234, non so se è un calibro di manifattura, non credo, però tutto sommato secondo me è un orologino che meritava di essere salvato dal Bravo, ciarpame magari che a volte si trova in alcuni banchetti dell'usato. bravo, sei un salvatore. Passiamo al prossimo orologio, questo Vashtok a carica manuale. Un po' rovinato, andrebbe in effetti sistemato, la ghiera però gira abbastanza bene, viene direttamente dall'Unione Sovietica, come potete vedere dal fondello. Dovrebbe essere tutto originale, non sono sicuro però del cinturino, un orologio che tutto sommato potrebbe sempre dire la sua, credo sia un 34 mm. Piccolo, sì, si vede. Boh. Prossimo segnatempo, questo Ah. August Raymond. L'Arts è uno dei miei preferiti in realtà, tenuto in ottime condizioni, anche questo anni 60, monta un calibro Unitas, molto elegante, mi piace molto, è uno di... Allora, questo qua c'è la cassa placcata oro, si vede al fondello, no, in acciaio inox. E il primo aveva la cassa cromata, anche quello, insomma. A livello di pregio, di finiture, insomma, non siamo al massimo, Quei classici che si possono mettere, che scivolano sotto la camicia con una semplicità disarmante. disarmante, a me piace veramente molto. Vedi che ce l'ha fatta a dire le parole. Veniamo con un altro orologio classico, un Universal, quello che veniva dato ai ferrovieri. Questo orologio monta secondo me un ottimo calibro che tiene il tempo veramente molto bene. Peccato che a causa di un incidente che mi ha occorso, mi si è rotto il vetro, ho perso Ah. le lancette, le sfere, diciamo, delle ore e del minutaggio, restano soltanto quelle dei secondi, Si non sono vede? riuscito a trovarle, faccio appello anche a chi vedrà questo video se mi volete aiutare a trovare quelle nuove. Vai. Questo è quanto. L'appello è fatto. Allora, passiamo al prossimo orologio, un Longines Conquest calibro Oppelo. 291. Questo l'ho un po' sistemato perché era in condizioni veramente pietose. Ah. La corona non credo sia la sua originale, però il fondello molto usato, si vede che è un orologio che ha vissuto molto e ha girato molto. A me piace particolarmente perché comunque tiene molto bene il tempo. E lo trovo veramente molto elegante. Bello, mi piace.
lo vorrei, posso? Prossimo segnatempo, questo Lemania da Bello. restaurare, uno dei miei ultimi acquisti. Purtroppo ha buttato un po' di ossido in varie parti e va un po' sistemato. Vorrei Placcato. cambiarci anche il cinturino. Comunque Lemania è un orologio che ha una grandissima storia, come tutti sapete, e secondo me meritava anche questo di essere salvato. Sì, merita di essere salvato, fai bene, ti senti un pochino il salvatore degli orologi, no? Va bene, però volevo dire che il fatto di questo ossido qua che viene fuori è schifosissimo, no? È il fatto che le casse cromate o placcate oro, magari sotto non è acciaio inox, capito? È una lega di metallo qualsiasi che può fare anche un tipo di ossido che potrebbe essere anche l'ottone, potrebbe essere anche, cioè, di qualsiasi lega, fanno questa fine qua. Dal ciarpame, e non so se avete qualche suggerimento sul cinturino, sono tutto È orecchi. nato, no? Quel nato lì no, però. Questo orologio è uno Zenith 28800, molto particolare, degli anni 70, è tutto originale ad eccezione del cinturino che ho dovuto cambiare perché il precedente era in condizioni devastanti. La corona è la sua originale Zenith, non credo che ce ne siano moltissimi di questi orologi a giro, anche questo tutto sommato un buon Ma segnatempo. certo. Passiamo al prossimo, un Tissot, un classico Everyday Watch. L'unica cosa che voglio dire di questo orologio è che ce l'ho da 20 anni perché l'ho preso, me l'hanno regalato quando avevo 16 anni, l'ho portato tantissimo e come potete vedere, no, a parte qualche lieve sgraffo, il vetro è perfetto e menzione d'onore per la resistenza. Sgraffio, non si dice sgraffio però. Passiamo al prossimo segnatempo, un Omega Oh. Deville. Questo è un orologio molto speciale per me, Sì. in quanto al di là delle caratteristiche sue tecniche, calibro 565, 24 rubini, molto utilizzato. Monta un cinturino che praticamente era del mio bisnonno e l'orologio invece era di mio nonno che ha pensato di unire, diciamo, le generazioni poi regalandomelo e quindi per me, oltre ad essere molto, molto raffinato, ha una particolare valenza. Spero che vi piaccia, a me piace Certo, veramente molto. solo che il nonno ha il cinturino del bisnonno, l'orologio del nonno te l'ha passato a te, ha saltato tuo babbo, proprio a più pari, gli ha detto tu non conti niente, subito al nipote. E vabbè, bello, tutto d'oro così. Ora no, l'orologio è cassa oro, però il bracciale non lo so, se è d'oro anche il bracciale, portami via quanto costa, eh? Il prossimo è questo Econoitra, è un Oh, carino. orologio anche questo che mi ha sorpreso particolarmente, in quanto pur essendo un micro brand, devo dire che la manifattura e la resistenza l'ho trovata fuori dal comune. Lo uso per i viaggi proprio per la sua funzione GMT. Secondo me questo è un marchio che oggettivamente merita molto, merita molto. Certo. Passiamo a un altro segnatempo, qui secondo me diciamo, facciamo un salto un po' di categoria, a parte per il Deville, Omega Speedmaster Moonwatch, non c'è molto da dire perché lo No. conoscete tanto, se non soltanto il fatto che si tratta della versione con bretone in salite e a carica manuale, come è un orologio del 2017, sembra di Nuovo. averlo tenuto abbastanza bene, poi Ma insomma, sì. ditemi la vostra se avete voglia. E va usato, che te E frega? prossimo orologio, invece, ultimo acquisto Oh, che preso nuovo in bello! concessionario, arrivato il mese scorso. Bello, fammelo un po' vedere, aspetta, mando un attimo avanti. Oh, guarda qua che bello! Blu con la ghiera zigarinata e il bracciale Jubilee. Ecco, questo qua è esattamente uno dei modelli che mi piace di più. Paraponzi ponzi pu. Proprio bello, sì. Io ce l'avevo blu. Con la lunetta liscia e il bracciale Oyster, che poi ho venduto per prendere quello che c'ho ora, che è nero, acciaio e oro, col bracciale Jubilee e la ghiera in oro. Mi piace anche questo, cioè, piacciono tutti e due, purché siano quadrante scuro e bracciale, ghiera, Jubilee e ghiera zigrinata, no? Poi se acciaio oro o acciaio, piacciono tutti e due. Ora dove eravamo rimasti? Partiamo da qua, dai. Sono nuovo in concessionario, arrivato il mese Concessionaria. scorso,
dei Just 41 ore acciaio, un orologio che per me rappresenta veramente un traguardo, Vabbè. e mi piace veramente tanto. Anche su questo non c'è molto da dire perché è un gran classico, però Bellissimo. meritava Dopo gliel'ho sicuramente dato, boh. un piccolo spazio Ma in questo certo. breve video. Bellissimo, ci Ultime due piace. piccole menzioni per due orologi speciali. Questo Longines del Longin. 1910 circa, una cipolla originale a carica manuale, veramente molto carina. E altra menzione speciale, questo Remontoir con Spiral Breguet, un orologio argento che secondo me merita veramente tanto, anche solo per il fatto che è un orologio che insomma ha più di 100 anni e ancora funziona perfettamente, un movimento veramente allucinante. Grazie per lo spazio dedicatomi, un caro saluto a tutti. Un caro saluto a tutti. Bene, allora, sugli orologi lì da tasca io non riesco ad appassionarmi più di tanto. Cioè, belli, belli, ce n'ho avuto uno che ho rivenduto, un Omega. Non riesco a collezionarli, a tenerli, a appassionarmi. Ora, stavo guardando il calibro di quell'orologio lì, di quella cipolla, come dici te. Com'è, visto com'è grande, come tutto grossolano, nel senso che non c'era bisogno di stare tanto a rimpicciolire, a ridimensionare gli elementi, no? Nasce da lì il fatto che quando si è passati dagli orologi da tasca con bei calibri grandi agli orologi da polso, lo scopo era quello di farli più piccoli possibili, 33 mm, cioè più piccolo era l'orologio da polso e più si riusciva a dimostrare l'avanzamento tecnologico della miniaturizzazione dei componenti, no? Da così mi diventava così, cavoli, sottile, stiamo facendo un lavorone grande, grande, grande. Oh, è per questo che erano piccoli, oltre ad essere eleganti, oltre ad essere proprio il gusto formale tipico degli anni che furono. Detto questo, la tua collezione si merita un gran bel 7 perché tutti orologi molto, molto belli, molto belli. Vabbè, Speedmaster e Datejust un gradino sopra tutti gli altri, a parer mio. E molto anche orientata verso il vintage, perché insomma ti sei andato a prendere anche orologi sconosciuti. Da rivitalizzare, come si suol dire, no? È fatto bene, dai. Boh, senti, te l'ho dato, sei contento, no? Ci vediamo la prossima volta. Prossimo video. Ciao Davide, sono Andrea. Ciao, Sono qui oggi per Andrea. mostrarti una collezione di orologi, un po' miei e un po' di mio papà. Vai. Ma prima di fare questo, ci tenevo a ringraziarti del lavoro che fai su YouTube, ma in generale sui social, dato che vedo che Grazie. tantissima gente si sta appassionando al mondo degli orologi anche grazie ai tuoi video. È E vero. devo dire che, mea culpa, io sono uno fra questi. Bravo. Partiamo subito con questo Hamilton Khaki King, che come vedi è al quarzo. Questa è una caratteristica che però non mi fa non apprezzare questo orologio, dato che questo è stato un regalo di mio papà al quale sono molto Va affezionato e che ho bene. davvero indossato tantissime volte. Ho indossato anche questo orologio alla maturità e al test di medicina e in entrambi i casi mi ha portato fortuna. Ho fatto tesoro di questo regalo indossandolo davvero molto spesso. Meno male, siamo contenti. Io appena ho visto, ho fatto così, come dire, oh, che bello, perché io do per scontato che ogni persona si compri gli orologi automatici, meccanici, manuali, no? Invece no, metto al quarzo, ho fatto così, per me non ha senso. Poi, se questo qua è il regalo del papà, ben venga, tienilo, goditelo, divertiti, ma io non lo comprerei, cosa volete che vi dica? Deve fare tic-tic-tic-tic-tic, deve fare tic-tic-tic. Passiamo oltre a con questo Timex Expedition Chronograph. In particolare, questo è il primo orologio che decisi di acquistare di mia spontanea volontà quando avevo circa 15 o 16 anni, quindi senza nessuna esperienza nel mondo degli orologi. Devo dire di credere di aver fatto l'acquisto giusto perché all'epoca gli orologi che andavano per la maggiore, che più andavano di moda, erano i Timex in generale, Oh. ma anche i Daniel Wellington. A me è piaciuta fin da subito la forma e in generale anche il cinturino di questo orologio e in più guardando su internet anche la storia del marchio mi sono reso conto di come la Timex, anche senza essere un appassionato di orologi, era la scelta migliore. Ora passiamo a quella che è la new entry, il primo diciamo acquisto da me Meno fatto male. con la consapevolezza di essere non un esperto, ma quantomeno un piccolo appassionato di orologi. Ho quindi scelto questo Seiko Samurai come primo acquisto. Bello, In azzeccato. particolare l'edizione Save the Ocean Manta Ray, come si può vedere dal quadrante dove sono rappresentate appunto queste mante.
La particolarità di questo orologio, che faccio vedere in particolare con l'utilizzo di una luce, è il quadrante, che come si può ben vedere ha questa lavorazione che ricorda un po' l'increspatura delle onde. Bello. Proprio il quadrante è stato il motivo per cui mi sono davvero appassionato a questo orologio. In particolare, in base alle condizioni di luce, questo orologio può comparire come nero o in alcuni casi anche blu elettrico o turchese. Inoltre ha un design molto peculiare. Guardiamo ad esempio la cassa, come è così spigolosa. Questo è il motivo per cui questo esemplare in particolare viene chiamato Samurai. Pensare che un tempo, neppure molto tempo fa, le casse di questi Seiko Prospex Diver, diciamo così belli, professionali, tra virgolette, non mi piacevano poi così tanto. Adesso il Samurai lo ritengo un gran bello orologio, proprio per questa cassa così spigolosa. E come mi piace anche il Tartor, che prima non mi piaceva, la cassa Tartor non mi piaceva, o le altre casse della Seiko solitamente non mi andavano giù. Non riesco ancora a farmi andare giù il Monster, quello lì fatico un pochino, però vedrai che a lungo andare magari, se mi sono piaciuti, iniziano a piacermi i Panerai, perché non mi deve poi iniziare a piacere il Monster? Vedrai che piano piano. Il Seiko Samurai infatti viene così chiamato dalla fanbase di Seiko proprio perché questi elementi spigolosi della cassa è come se fossero tagliati dalla lama di un samurai. Esteticamente è uno degli orologi miei in assoluto preferiti di questa co collezione. È anche un orologio preciso, perde circa 3 secondi al giorno, ma so che Buono. questa è una misurazione che può anche essere dovuta al fatto che è un orologio molto nuovo. Ma Proseguiamo ora con questo Citizen Diver con movimento Eco Drive. È un orologio in titanio che mio padre, questo è un orologio di mio padre, usa tantissimo, soprattutto in estate. Io non sono un grande amante del movimento Eco Drive, ma sappiamo che Citizen è una garanzia in termini di affidabilità e in generale è un orologio che lui apprezza tantissimo. È anche molto leggero. Io preferisco. Oh, figurati un po', ora ho storto il naso, nel senso lo vedo, al quarzo, Eco Drive, poi ce l'ho anch'io un Eco Drive, non è che non ce l'ho, però capito, si spera sempre di vedere qualcosa di particolarmente, un po' più affascinante, di un tecnologia, ripeto, da serie A, carica solare, al quarzo, preciso, ma è titanio sto qua, ma cosa gli vuoi dire? Niente, però non, fino a un certo punto. Pesanti come questo Seiko Samurai, ma lui lo usa veramente spesso. Saliamo un attimino di livello, questi ultimi due sono orologi di mio padre e vediamo Bello. appunto questo Eberhard Extraforte. È un orologio secondo me questo molto molto bello per usare le parole più utilizzate sul canale, dato che unisce l'aspetto sportivo dato soprattutto dal cronografo con in generale un quadrante e in generale degli indici argentati che hanno allo stesso tempo però un aspetto molto elegante. Credo che sia un orologio quindi un po' per tutte le occasioni che io apprezzo molto esteticamente, anche per il quadrante che a mio avviso è fatto molto bene. Vediamo che appunto ha questo aspetto un pochino a raggiera, non so se si vede appunto anche Sì. con la luce, ma devo dire che esteticamente lo apprezzo molto. E Certo, chiudiamo anch'io. appunto con questo IWC Flieger Chronograph, Bello. orologio che diciamo sono molto fiero di avere in famiglia perché sono fin da quando mi sono appassionato al mondo degli orologi ho sempre apprezzato la IWC e in generale io sono un appassionato di Seconda Guerra Mondiale, di aviazione, di aerei e di mezzi in generale della Seconda Guerra Mondiale. Anch'io ho fatto modellismo statico quando ero qualche anno fa, quando ero un attimino più piccolino, so che l'hai fatto anche tu, e l'idea di Yes, possedere yes. un orologio che comunque è dedicato al mondo dei Flieger con l'aggiunta del cronografo, che è una complicazione che a me piace molto, mi rende davvero fiero. In particolare, questo è un orologio che esteticamente apprezzo veramente tanto a fianco al mio Seiko Samurai. Fa tutta la collezione. A livello puramente estetico, questi sono gli orologi che apprezzo di più. Concludiamo Carino, sì. adesso con due tipologie di orologi che non si vedono così spesso sul canale. Il Ancora. primo è questo orologio da polso che mi è stato regalato da mia nonna, che salutiamo, adesso alla veneranda età di 99 anni. Questo Ciao è nonna. fondello, non so dare una datazione, adesso fra l'altro non funziona ed è particolarmente rovinato, appena avrò la possibilità lo ripristinerò.
E appunto qui ti chiedo una mano se per caso sai dirmi qualcosa su questo orologio. Purtroppo non ho trovato alcun tipo di incisione al di fuori di questo fondello che mi possa far risalire a una determinata maison o comunque a una certa datazione. Capisco che sia difficile, ma se sai qualcosa, aiutami. No, non so niente, non ti posso aiutare, ma c'è la cosa che, più normale che mi viene di dire, almeno aprilo, fai vedere il sottofondello, il calibro, da qualche parte una scritta ci sarà, l'architettura del calibro si vede, certo che se mi fai vedere le foglie incise e il quadrante con i numeri romani, io ti dico, ma che mi ne so, eh? E chiudiamo adesso con un qualcosa che ancor meno si vede sul canale, ovvero No. una pendola che appartiene alla mia famiglia davvero da diversi anni, della quale so veramente poco, eccetto il fatto che a seconda di quello che dice mia mamma e mia nonna dovrebbe essere databile fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Esteticamente è un pezzo d'arredamento molto apprezzabile, si può anche vedere l'interno, molto affascinante vedere appunto tutti i meccanismi di funzionamento. Anche in questo caso non riesco a dare una datazione comunque più precisa o una certa maison, una certa marca che l'abbia prodotta. L'unico elemento che mi può dare una mano è questo ingranaggio. Non so se a te dice qualcosa. Qui c'è incisa una Q e una R, ma davvero su internet ho trovato ben poco. La particolarità appunto di questa pendola è che un giorno mio nonno ha deciso di pulirla con il prodotto chimico sbagliato, ma diciamo che è una signature caratteristica di questo pezzo, dai. Vabbè. Niente, allora ti saluto così, ti ringrazio se riuscirai a darmi informazioni su questi ultimi due pezzi, anche se capisco che sia difficile. Ti ringrazio moltissimo se deciderai di pubblicare questo video e love. Love. No, per chi mi avete preso? Per un esperto. Sono una seppia io degli orologi, delle pendole, degli orologi da tasca. L'unica cosa in questo qua, in questa ultima pendola qua. Mi sembra che la struttura in legno esterna sia stata ricostruita nel tempo, negli anni, non so come, non so dove, non so quando, però mi sembra che non sia coerente con il fine 800, primi del 900. Secondo me l'hanno ricostruita in un imprecisato momento della sua lunga storia. Poi, che ne so io da dove viene, da dove non viene. Per quanto riguarda invece i tuoi simpatici orologi da polso, che di tu hoi c'è veramente poco, perché sono tutti del babbo o del nonno, vabbè. 7, ti do 7, spiccano lì il tuo samurai, quello sì che è tuo, che è veramente un bello orologio, complimenti, e l'IWC del babbo lì, The Chronograph, che ci piace tanto, ma anche l'Eberhard Extrafort, non dimentichiamolo, comunque vince lui, vince il babbo contro te, vince il babbo, ecco il ditino inquisitore che tuo padre ha gli orologi meglio dei tuoi, quindi dovrai fare qualcosa per sorpassarlo, ti do un po' di tempo poi. Dimostrami che l'hai sorpassato, senza rubarglieli però possibilmente e senza romperglieli, perché se lui va in negativo e poi ti rimani con Samurai, hai vinto, però non è quello il modo in cui devi vincere. Ciao Davide, sono Gigi dalla Ciao, provincia di Venezia. Gigi. Sono qui per raccontarti un po' la storia della mia collezione. Bravo. Non sono un appassionato da chissà quanti anni, sono appassionato dal 2022. Va bene. E niente, oltre alla Niente. collezione voglio raccontarti un po' di aneddoti che ci sono dietro. Vai. Sono appassionato, come dicevo, dal 2022, da quando mi sono laureato. Mi sono deciso, ho detto, prendo l'orologio, e classico orologio che si regala le lauree da parte dei miei genitori. Sono andato nella sede di questi ragazzi che so la diatriba che c'è stata, non voglio aprire l'argomento, è questo Venezianico Redentore. A me Bravo. piace, cioè sinceramente a me piace. Bravo, bravo. Non mi piace più lo stile di questo orologio perché ormai sono diventato appassionato di diver, però quando ho voglia di cambiare me lo metto tranquillamente. Mi piace, è un bel Brava. quadrante. Non voglio dilungarmi sul calibro, sulle persone che ci sono dietro, non mi hanno trattato male, per me è un buon orologio. Vabbè. Poi passiamo a un lascito. Questo lascito è di mio nonno, che non c'è più da ormai 7 anni, è un 6 col quarzo, non so dirvi la referenza, non funziona benissimo, ogni tanto perde colpi perché comunque ha avuto problemi, eccetera, però sinceramente spendere dei soldi per questo orologio che uso anche poco, non mi va. Ma Sono no, sincero. ah vabbè.
però lo voglio tenere come ricordo di mio nonno. Cos'ha questo di particolare? Boh. È, se non vedete male, un bel 18 carati. Oro. È bello, mi piace. Non sono tipo da vestirsi elegante, però questo gliel'ha regalato mia mamma a mio nonno. Ed è giusto che rimanga Eh certo, ci qui mancherebbe insieme altro. a me. Me E l'ha che bello. lasciato poco prima che morisse. È bellissimo. Mi ricorda mio nonno, è bello. Eh certo, Poi, certo. orologio più pregiato della collezione. Veneziano. Eccolo qua. Omega, Omega. Seamaster 300 Professional, il Top. vero Bond, il vero diver per quanto mi riguarda. È usato, non è mio, è di mio padre. Lo uso Vabbè. ogni tanto, ce lo scambiamo ed è bellissimo. Per i 60 anni di mio papà, l'anno prossimo voglio regalargli una revisione del Service Omega e farlo tornare come nuovo. Se lo Bravo. merita questo orologio perché è fantastico. Cioè, io il quadrante quando lo vedo mi innamoro di queste ondine, mi ricorda il mare. Io sono un appassionato di mare. Per me, sopra i 2 metri sul livello del mare è già montagna, per farvi capire, bellissimo, bellissimo. E per anni l'ho osservato al polso di mio padre. Metterlo è una gioia, è veramente una Bravo, gioia. sono Poi. contento perché mi trasmetti passione, gioia di collezionare. Proprio di tuo babbo, cosa collezioni te? Ti sono tutti regalati. Uno, quello di tuo babbo, quello di prima del nonno, quello di prima te l'hanno regalato per la laurea, che se non te lo regalavano era meglio. Però mi piace la tua passione, no? Questo tuo appassionarti, questo esternare i sentimenti con semplicità, mi coinvolge, bravo. Primo orologio che mi sono comprato con i miei soldini, perché Oh, meno qua se male. no sembra che mi regalino tutto, ma il budget è quello che è questo Zodiac Super Seawolf. Tanto si chiama. Avevo bisogno di un diver, però che fosse versatile. Secondo me questo diver lo si può usare in qualsiasi occasione. Certo. Quadrante argente, luminova valida, Valida. niente di eccezionale, però bella. Bella. Ghiera pulita, se non sbaglio, non voglio dire una cavolata, ma il vetro minerale, perché non è in ceramica. C'era una diatriba sui Come vari ceramica? social su questo orologio, perché non è ben specificato il materiale della ghiera. Della ghiera? La ghiera dici minerale? Eh sì, ci sta. Non lo so, no, guarda, no, non lo so sinceramente, non mi ricordo. Non me lo ricordo. Poi corona, cappello di prete, molto bella, facile da impugnare. Questo è il fondello. Il bracciale per me ha una chicca. Non ha la chiusura da diver, però sinceramente essendo un diver, come ho detto, versatile, non c'è bisogno, ecco. La chiusura mi piace perché al posto di dare, diciamo, pressione alle anse, Ah, sì, hai ragione. si elasticizza quando il polso magari si dilata in estate ed Ho è capito. una trovata interessante di questo orologio. L'ho trovato. Ora pensavo tu mi dicessi, cioè, quando magari fai un movimento strano che devi fare, che fai pressione sul bracciale intero, piuttosto che trasmettere la pressione sulle anse, si allargano quei punti lì, ma che il braccio, che il polso si ingrossa e va a allargare la parte elasticizzata, e cos'è? Sei Hulk che si ingrossa il polso, ti va. Cioè. Scontato, l'ho pagato praticamente la metà nuovo, nel 2023, quindi questo ha Bravo. un anno. È veramente bello, particolare. Non è un orologio che si vede molto sul canale, però per farvi capire, l'ho pagato quanto E dillo, ormai. un Seiko Samurai nuovo. Vabbè, cosa. Questo è un regalo che hanno fatto a mio padre. Un Tissot Gentleman al quarzo, non mi dilungo tanto, so come la pensi, però non è stato acquistato da mio padre, non è stato acquistato da me. E Vabbè. quando non si ha voglia di mettere qualcosa di impegnativo, di avere qualcosa di pronto, ci sta. Io, Sì. ad esempio, quando vado allo stadio, che non voglio niente di importante addosso, metto questo e sono a posto. Bravo. Poi. Poi. Non mi dilungo tanto neanche su questi due, sono due vintage presi dal mio orologiaio di fiducia, che
che dire, questo è un Citizen bello ignorante, un 7 Crystal. Sì. Ci sta al posto di avere un Seiko 5. Ho preso questo. Volevo qualcosa di pacchiano, sono sincero, che ogni tanto può anche starci. Non è nel mio stile, però quel momento là ho detto, vabbè, ci sta. E questo è un Renis Genève che ha la particolarità di avere il datario sopra e sotto, non so come spiegarlo bene, però ha la data col numero ore 6 e ad ore 12 i giorni in spagnolo. Giorno e data, cioè day date, giorno e data. Tra l'altro vedo che anche il fondo dei due data, il fondo del giorno è bianco e il fondo del datario nero. Siamo sicuri che doveva essere così. Se doveva essere così, è un po' un'arlecchinata, però, boh. Tra l'altro, preso sempre dal mio orologiaio, non amo il bracciale in pelle, lo metto veramente poche volte, sono sincero. È l'unico orologio che attualmente vorrei vendere ad un mercatino. Non ci farei niente, però sinceramente non mi soddisfa più di tanto questo orologio, ma perché sono nel mood più sportivo in questo momento. Va bene. Poi, Poi? penultimo orologio, questo non va ed è un Omega Seamaster Polaris. Lo devo mettere a posto. Ci vogliono un po' di soldini, però un giorno lo metterò a posto. Devo ancora ben capire se è unisex oppure da donna. Se non sbaglio è un 31 di Mamma diametro mia, per piccola. 36-37 di distanza France-France. Piccolo, Detto questo, passiamo all'ultimo orologio che mi è arrivato oggi e prima ho parlato di Seiko Samurai. Ovviamente l'ho preso con un po' di sconto, ma è questo Seiko Shogurai, anzi adesso c'è il dibattito, cose da seikisti, io prendo quello che mi piace, non sono dentro a nessuna setta, né bravo, Omega, né Seiko, né Breitling, né niente. Prendo quello che mi piace e questo, ragazzi, è bello. bravo. È bello, sì. È bello, ha un colore incredibile, avevo voglia di cambiare colore Rosso, sì, e ho visto dubito. questo rosso, questo granata, tra l'altro è il colore della città, della bandiera del Veneto e soprattutto di Venezia, devo dire che è bello. Tutti parlano di sta data qua, secondo me, lo dico apertamente, secondo me si vede più in video che dal vivo. Dal vivo io non ci faccio neanche caso, è talmente piccola questa finestra data che probabilmente se non ci fosse stata sarebbe stato anche meglio, però ormai vedo che i diver fanno tutti, mettono quasi tutti la data. A me piace la data, a me serve. Unica pecca è questo. Vabbè, Del dai. lamierino, perché il bracciale è bello, la corona è bella, la ghiera è bella, il fondello non è, scusate, il fondello non è a vista, che ha un calibro base. Il lamierino è proprio una cosa che non mi va giù, non tanto al polso, ma quando si apre sembra proprio cheap. E per quello che è stato pagato, perché l'ho pagato sui 500 euro, mi aspettavo qualcosina di più, sono sincero. Però so che ormai Seiko ragiona un po' così. Detto questo, ti saluto, ti abbraccio fortemente e love. Love. Praticamente ti do un 7 perché i tuoi due orologi di punta sono questo Seiko qua Samurai che hai preso ora e lo Zodiac bellino, il Diver Super Sea Wolf. Quei due lì sono veramente gli orologi di punta della tua semplice collezione, sei anche 2 anni che sei appassionato. Poi ci sono gli orologi del babbo, ma quelli non si contano. E niente, cosa vuoi che ti dico? Fammi un po' rivedere perché non mi ricordo nemmeno più. Cosa c'avevi poi? Ah, quello Omega lì 31 mm, quei due vintage che devi vendere, uno, il Tissot Gentleman al quarzo, l'Omega del babbo, quello lì glielo vuoi regalare, gli vuoi fare la revisione, bravo, è un bel regalo quello lì, gli fai fare la revisione completa, ti viene fuori che è come nuovo, un gioiellino. Il Seiko Quartz del nonno, tutto d'oro, il veneziano, che veramente è la punta di diamante verso il basso. Niente, dai, sei promosso comunque. Ti sei salvato con due orologi semplici, con lo Zodiac e con il Seiko, e tutti zitti e tutti a casa. Basta. Io non c'ho più voglia di guardare i video adesso, devo andare via, devo andare a vedere i gattini. E quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, per avermi accompagnato lungo questo percorso tortuoso tra i pezzi di ferro e gli ingranaggi. E non mi resta quindi che ringraziarvi e ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.